Sì. Allora, noi siamo leader, siamo l'ITTM di Monaco, siamo leader nella famiglia OutLimits, che sono quei telefoni ultra resistenti adatti alle situazioni più estreme. Questo è il top di gamma, che è l'OutLimits 3G, che ha una certificazione militare IP67, che ne testimonia il grado di affidabilità e di resistenza. Il primo indica la resistenza alle polveri, il secondo la resistenza all'acqua. È un telefono che funziona fino a 10 metri sott'acqua, si può usare la fotocamera fino a 10 metri sott'acqua, è UMTS, ha il Bluetooth, è anti-shock ed è un doppia SIM ed è il nostro prodotto top di gamma. Siamo l'unica azienda in Italia che ha una gamma così estesa di prodotti che è presente su tutta l'elettronica di consumo. Questo è il modello ISS, che ha una certificazione militare IP57, è anti-shock alla torcia, al tasto SOS, il Bluetooth ed è impermeabile, fino al modello più economico che è l'OutLimits LX, che ha una certificazione P54, è impermeabile, doppia SIM, Bluetooth e alla bussola. Arriveranno a febbraio e marzo ad ampliare la gamma due nuovi telefoni, che sono l'OutLimits Solaris, che è il primo telefono che si ricarica con batteria solare, è certificato IP65, è un waterproof, anti-shock, impermeabile, Bluetooth e alla fotocamera. È la fotocamera, sarebbe praticamente questo. Dietro si vede, si evidenzia bene la ricarica solare. Questo invece è il K2, che è un telefono per grandi esploratori, perché ha l'altimetro, la bussola digitale e il termometro e la pressione dell'aria, adatto a chi va in montagna e nelle situazioni comunque più estreme. Ha una certificazione militare IP57, è sempre la fotocamera ed è sempre doppia SIM, mentre il modello che ho fatto vedere prima è mono SIM. Ecco, la gamma a febbraio sarà di 5 telefoni della linea OutLimits, che sono presenti presso tutto il trade e tutta l'elettronica di consumo sul